inaugurato il primo spazio docce nel Real Albergo dei Poveri, un'area dedicata alle persone senza fissa dimora che qui potranno provvedere ai servizi per l'igiene personale. La struttura è stata realizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con la Rotary Foundation nell'ambito del progetto Restituire la Dignità. È stato un lavoro lungo che nel tempo ha visto la partecipazione del Rotary con una donazione per circa 80.000 euro e anche il Comune ha investito con propri fondi di bilancio circa 180.000 euro. Ancora una volta una collaborazione che riporta in vita uno degli spazi più maggiormente legati nella nostra città, maggiormente legati anche all'assistenza, ai senza fissa dimora, ai settori fragili della nostra città, che riprende vita ed è un primo pezzo per l'Albergo dei Poveri. Sicuramente attraverso le unità mobili, ma anche attraverso la nostra rete di associazioni di volontariato e non, attraverso cui noi potremo intercettare le persone che sono per strade, a strada, avvicinarle e accompagnarle ad un servizio, che è quello appunto del servizio doccia, che non è un servizio soltanto che cura e vuole curare l'igiene delle persone, e anche questo è una cosa che va salvaguardata chiaramente, ma che vuole avvicinare maggiormente delle persone che non facilmente si fanno accogliere. Quindi è un modo anche per avvicinarle, per intercettarle, entrare maggiormente in contatto con loro e orientarle eventualmente verso altre attività e servizi, per esempio le attività diurne che pure noi abbiamo su tutto il territorio. Lo spazio docce sarà aperto per 3 giorni alla settimana e sarà possibile utilizzarlo su appuntamento. Vi si accede dalla via Bernardo Tanucci. Ma è bellissimo, devo dire, questo luogo sarà un luogo di accoglienza per chi si vuole lavare, per chi ha bisogno di consigli, per chi cerca acqua, per chi cerca cibo, e quindi un luogo della solidarietà diventa anche un luogo della sicurezza, di una città che punta sempre di più sulla centralità delle persone. Avendo un grande lavoro di squadra, il Comune, il Rotary, le associazioni, padre Alex Zanotelli, Emilio Lupo, la Municipalità, un grandissimo lavoro di squadra di cui siamo orgogliosi, e lavoreremo anche affinché chi è critico, come giustamente dobbiamo rispettare tutte le opinioni, si unisca insieme a noi per rendere questo luogo sempre più vivibile.